Affrontiamo un tema che purtroppo non è così difficile da trovare, di cui occuparsi nell'ambito della responsabilità civile automobilistica, soprattutto negli ultimi tempi. Tempi di crisi evidentemente comportano meno quattrini per tutti, anche meno disponibilità da parte dei proprietari degli autoveicoli. Di somme necessarie per far fronte alla responsabilità civile obbligatoria, quindi alla polizza per la responsabilità civile obbligatoria. Tutto questo comporta che c'è un certo numero di vetture che circola per le nostre strade senza essere coperta da adeguata assicurazione. Voi capite che questo può potenzialmente generare un problema molto grave, sia per l'eventuale danneggiato, ovviamente, che si troverebbe di fronte a un soggetto non, per ipotesi non capiente, cioè non in grado di farsi carico dei danni procurati, sia per lo stesso soggetto che ha causato il danno, il quale comunque, a prescindere dal fatto che sia o meno capiente, si troverebbe esposto in prima persona a dover da lì in futuro essere considerato quindi come debitore di risarcimenti che possono essere anche molto sostanziosi in caso di danni gravi alla persona. Il risarcimento del danno cagionato da veicoli non identificati, per fortuna, nel nostro ordinamento è un'eventualità rispetto alla quale il legislatore ha aperto un ombrello di sicurezza, un paracadute. E questo paracadute è rappresentato dal cosiddetto fondo di garanzia per le vittime della strada, che è un fondo alimentato con i contributi delle compagnie di assicurazione, disciplinato sul piano del diritto positivo da una norma molto precisa del nuovo cosiddetto nuovo codice delle assicurazioni, nuovo si fa per dire, nel senso che ormai data da oltre 15 anni, perché parliamo del decreto legislativo numero 209 del 2005. L'articolo 283 di questo codice delle assicurazioni private ci spiega quali sono i casi in cui questo fondo interviene. E al primo comma troviamo che il fondo di garanzia, abbiamo scritto che il fondo di garanzia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui, uno, il sinistro sia stato cagionato da veicolo natante non identificato. Quindi vi investe qualcuno che poi scappa con la vettura e non si riesce a individuarne la targa. Ecco, questo è un caso in cui il fondo di garanzia risponde. Secondo caso, il veicolo del natante non risulti coperto da assicurazione. E questi sono i due casi fondamentali principali. Poi abbiamo una terza ipotesi, che è quella in cui il veicolo risulti sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica, che però si trova al momento del sinistro in liquidazione coatta oppure venga posta successivamente, quindi evidentemente una assicurazione in grosse difficoltà economiche e quindi in uno stato sostanzialmente di incapienza che ne ha determinato appunto la collocazione nel regime della liquidazione coatta. Poi abbiamo il caso, il quarto caso è quello in cui il veicolo sia stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario e quindi evidentemente si tratta della classica ipotesi del furto, oppure un veicolo che si trova nel territorio della Repubblica ma arriva da uno stato estero, oppure ancora un veicolo estero con una targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. A noi interessa qui concentrarci sulle prime due ipotesi, veicolo non identificato, veicolo non assicurato, che sono insomma quelle più frequenti a verificarsi, quindi parliamo di veicoli matricolati in Italia, che però non sono stati assicurati dal loro proprietario o non sono stati proprio identificati nel momento in cui è accaduto il fatto. La differenza è di non poco momento perché? Perché cambia anche il tipo di domanda risarcitoria che si può fare. Nel caso di veicolo non identificato, infatti, in linea di principio è dovuto il risarcimento solo per i danni alla persona, non per i danni alle cose. Ce lo dice l'articolo 283,2, con una piccola
aggiunta con un piccolo addendum, e cioè ci sono dei casi particolari in cui anche il sinistro cagionato da veicolo non identificato può portare al risarcimento di danni alle cose. Si tratta cioè dei casi in cui questo veicolo non identificato ha cagionato gravi danni alla persona coinvolta. Se ha cagionato gravi danni alla persona, i gravi danni alla persona sono quelli in cui il danno biologico permanente è, diciamo così, quantificabile in una misura superiore al 9%, quindi dal 10% in su. In questi casi sono risarcibili anche i danni alle cose, anche i danni materiali, con una franchigia di legge di 500 euro. Quindi, per ipotesi, se un veicolo non identificato investe una persona e le procura un danno biologico permanente del 20% e un danno materiale di 10.000 euro, questa persona avrà diritto al risarcimento non solo dei danni fisici, dei danni biologici e morali alla persona stessa, ma anche avrà diritto al risarcimento anche del danno alla cosa, quindi del danno materiale alla vettura, proprio perché si tratta di un sinistro che ha cagionato danni gravi alla persona. Questo danno materiale, abbiamo detto nell'esempio, di 10.000 euro, sarà pagato in una misura pari a 9.500 euro, 10.000 meno i 500 che abbiamo detto della franchigia, chiamiamola così, normativa. Nel caso invece di veicolo non assicurato, il problema non si pone, nel senso che sono senz'altro pagati sia i danni alla persona sia i danni alle cose. Ricordiamoci un aspetto fondamentale quando approcciamo questo tipo di sinistri, che è quello della prova del fatto storico, che deve essere molto rigorosa. Molto rigorosa cosa vuol dire? Ci vuole assolutamente una prova, soprattutto quando si parla di veicolo non identificato, ci vuole la prova appunto del fatto storico, evidentemente, quindi la presenza di un testimone piuttosto che di una ripresa video di una telecamera che dia contezza sicura della circostanza che il danneggiato lamenta, cioè di essere stato colpito, impattato da un veicolo che poi si è dato la fuga. Perché è così importante? Perché ovviamente ci troviamo di fronte a una situazione che si presta anche a possibili distorsioni fraudolente. Basta che una persona che ha subito un infortunio per altri motivi si inventi di dire che è stato un veicolo a colpirla e in teoria potrebbe accedere a questo tipo di risarcimento. Proprio per evitare queste declinazioni illegittime, illecite della norma di cui stiamo parlando, la giurisprudenza è molto severa nell'accertamento di queste prove. È molto severo anche il fondo di garanzia, più che il fondo di garanzia, le assicurazioni che nelle varie regioni d'Italia sono delegate di volta in volta dal fondo di garanzia a trattare i sinistri, sono molto severe nell'esaminare quello che è il set probatorio di cui dispone il danneggiato per poter accampare questa pretesa. Non di rado il fondo di garanzia e l'assicurazione che lo rappresenta esigono comunque il giudizio, anche in presenza di una prova testimoniale scritta, magari inviata dal legale, dal rappresentante, dal patrocinatore del danneggiato, chiedono comunque che si acceda alla fase processuale. Perché? Perché evidentemente la fase processuale, con l'escussione del testimone effettuata oralmente, de visu, di fronte al magistrato, dà molte più garanzie in ordine alla credibilità, all'attendibilità, alla veridicità di colui che appunto dichiara di aver assistito al sinistro. Abbiamo fatto questo breve, diciamo così, preambolo per darvi conto di una sentenza relativamente recente dell'anno scorso della Corte di Cassazione, più che una sentenza, un'ordinanza del 31 agosto 2020, il numero 18.097, che presenta un qual certo interesse. Perché? Perché fa giustizia, anche se in verità si tratta di un orientamento su cui già si erano spese altre pronunce dei giudici di legittimità e di merito, fa giustizia di un luogo comune che in realtà non ha ragion d'essere. Il luogo comune è quello che in questa materia si sente spesso ripetere, per cui puoi chiedere il risarcimento per i danni cagionati da un veicolo non identificato nella misura in cui ti sei preoccupato, tu danneggiato, di fare una denuncia penale alla pubblica autorità affinché essa si
attivi per accertare l'identità del responsabile. Secondo questa linea di pensiero, in mancanza della querela, tanto per capirci, nei confronti di ignoti, evidentemente, non si potrebbe accedere alle garanzie del punto fondo, scusate il gioco di parole, del fondo di garanzie per le vittime della strada. Bene, l'ordinanza che vi ho testé citato, numero 18.097 del 31 agosto 2020, della Corte di Cassazione, in realtà dice esattamente il contrario, e cioè in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o querela contro ignoti non è condizione indispensabile per ottenere il risarcimento del danno da parte dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione responsabile, ma la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Altrimenti detto, gli ermellini, i giudici della Cassazione ci stanno dicendo: attenzione, qua, quando si tratta di un sinistro cagionato da veicolo non identificato, il problema non è appurare in giudizio se il danneggiato è stato o meno diligente nel cercare, come uno Sherlock Holmes, di capire chi lo aveva identificato. E quindi non è assolutamente vero che il danneggiato deve dimostrare come precondizione per essere risarcito di aver effettivamente fatto una denuncia contro ignoti. Questo non è assolutamente necessario. Perché? Perché oggetto del giudizio è un'altra cosa, cioè verificare se effettivamente, lo abbiamo detto prima, anche attraverso soprattutto la prova per testimoni, si è verificato un sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato. Questo è l'oggetto del contendere, questo è il problema che viene portato davanti all'autorità giudiziaria, non il tema della diligenza o meno del danneggiato. Tra l'altro, molto spesso, de facto, il povero danneggiato si trova in condizioni tutt'altro che ideali per poter, nell'immediatezza del fatto, che è l'unico momento in cui queste cose si risolvono con un accertamento utile per l'autorità, mettersi cioè a scattare fotografie piuttosto che a memorizzare la targa. Abbiamo casi evidentemente in cui le persone che sono state attinte da un veicolo non identificato si trovano per terra, spesso con ferite anche gravi. L'ultima cosa a cui pensano in quel momento, certamente, è quella di intraprendere le azioni opportune per poter conservare a futura memoria l'identità, diciamo pure la targa, della vettura che li ha investiti. Chiudo dando lettura di alcuni brani di questa ordinanza in cui la Corte in qualche modo bacchetta la sentenza di merito che invece aveva sostenuto il contrario, dicendo: erra dunque la sentenza impugnata laddove reputa indispensabile la denuncia del danneggiato o la menzione della mancata identificazione del veicolo danneggiante in occasione della redazione del referto delle lesioni subite, giacché così pronunciandosi il giudice di merito in sostanza introduce il dato della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti quale elemento necessario a integrare il requisito della impossibilità incolpevole della identificazione, la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa. Invece, dice la Corte, così non è, cioè non c'è nel dato normativo dell'articolo 283 del nuovo codice dell'assicurazione privata, non c'è assolutamente scritto che ci voglia il prerequisito della denuncia o dell'attivazione solerte del danneggiato affinché, a volta ad individuare il possibile responsabile conducente del veicolo non identificato, affinché il danneggiato stesso possa poi accedere al risarcimento. Questo non c'è scritto nella legge e quindi non lo si può imporre al danneggiato. L'unico onere che il danneggiato da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato ha è appunto quello di dare una prova seria, solida, credibile, affidabile, del fatto storico rappresentato appunto dall'investimento da parte di una vettura, chiamiamola così, pirata, che poi evidentemente si è data alla fuga.